Una grande emozione all'Università degli Studi di Teramo, per studenti, professori, per il personale tutto. In attesa di riprendere in presenza le lezioni previste per il 5 ottobre, da oggi si susseguiranno le cerimonie per la consegna delle pergamene. A riceverle coloro che hanno conseguito la laurea durante il periodo di lockdown. Rettore, che emozione! Intanto le lezioni rinizieranno il 5 ottobre e oggi ricominciano le cerimonie di laurea. Sì, è veramente una sensazione bellissima. È stata una scommessa, ovviamente, devo dire concordata con i tanti laureati sia della sessione di aprile che quella di luglio, che quotidianamente e giustamente ci chiedevano un segnale di festa per questo evento che penso essere uno dei più importanti della vita. Ci abbiamo lavorato alacremente e devo dire che, vedendo i risultati stamattina, sia il colpo d'occhio dell'Aula Magna ma anche il rispetto di tutti i protocolli, devo dire che il risultato è quantomeno apprezzabile. Come andrà il nuovo anno accademico? Un anno accademico ovviamente pieno di incognite, complicate anche dalle ultime linee guida che giustamente impongono la tracciabilità e la gestione di eventuali casi. Quindi noi ripartiamo con la fiducia piena che il semestre possa iniziare in presenza e chiudersi in presenza. Ovviamente qualunque problema siamo pronti nell'arco di qualche minuto ad affrontarlo. Ci sono già le cosiddette aule Covid, quindi l'eventuale caso sospetto va direttamente in un'aula riservata e poi viene avvertita l'autorità sanitaria. Però devo dire che con uno sforzo enorme quasi tutte le aule sono capienti per tutti i ragazzi che vogliono seguire. E ad emozionare il pubblico presente in Aula Magna arriva anche il videomessaggio del ministro dell'Università Gaetano Manfredi, che infonde speranza di ritorno consapevole alla normalità. Per i neolaureati oggi è comunque festa grande. Che giorno è per lei questo? Un giorno importantissimo, pieno di soddisfazione. Hanno organizzato questa cerimonia splendida, sono molto felice.